I centri diurni per anziani, questo è l'argomento della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Centrale alla presenza dell'assessore alle politiche sociali Fiorentino Troiano e responsabili dei centri diurni della città. L'assessore ha spiegato quali sono le nuove politiche di welfare intraprese dall'amministrazione in questo settore nel rispetto del piano di rientro. Tra gli obiettivi l'ottimizzazione della spesa, la prevenzione del disagio e delle patologie e l'apertura al territorio delle strutture di accoglienza con attività di socializzazione e integrazione. Tutti elementi questi che hanno già trovato una prima applicazione nell'accordo raggiunto dal Comune con gli stessi centri che si interfacceranno con le associazioni operanti nel territorio. In particolare gli elementi fondamentali sono due, il primo è il contenimento della spesa. Con gli stessi soldi che si spendevano nella precedente amministrazione abbiamo aperto un centro diurno in più, quindi i centri diurni con la stessa cifra passeranno da 4 a 5, quindi questo è un grande successo ottenuto con un'attenta analisi della spesa e quindi con un indirizzo anche diverso. E il quinto centro coprirà una zona che finora nella città era scoperta, che è Cibali. Il secondo è l'inserimento di indicatori di qualità. Rispetto alle attività fatte, i centri dovranno uniformarsi a indicatori di qualità che determineranno la tipologia di intervento che loro fanno e che sarà specificatamente indirizzato agli aspetti della socializzazione di tutti quegli interventi che nei confronti dell'anziano tendono a mantenere le capacità dell'anziano e quindi a prevenire il decadimento della persona che con la terza età avviene, diciamo, fisiologicamente, e questi interventi saranno forniti, ripeto, con indicatori di qualità che sono obiettivi obbligatori per i centri diurni che saranno inseriti nella convenzione.